Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi sono qua per parlare di una situazione dove le nostre amiche bande elastiche, visto che diciamo loop band, io uso quelle di Andrea Buaretto, quindi se Andrea Buaretto vede questo video, ciao ragazzi! Ok, quindi non mi dà 50.000 euro per dire che uso le sue loop band, però mi trovo estremamente bene, ok? Quindi uso queste. Allora, fatta questa premessa, oggi vi vorrei parlare di una situazione dove utilizzare la loop band può essere entro un certo punto una cosa produttiva e oltre un certo punto può essere un problema. Questo non vuol dire che se si arriva in questo punto dove la loop band è un problema non si debba utilizzarla, ma che magari bisogna cercare di ristrutturare un attimo quella che è proprio la logistica degli attrezzi che si utilizzano per far sì che non diventi un problema, quindi continuare a utilizzarla. Quindi se anche tu utilizzi la loop band, per esempio lo utilizzi per imparare i movimenti isometrici, che non è una cosa sbagliata, si può fare, solo un'opzione, continua a guardare questo video. Allora, sappiamo benissimo che per imparare alcuni movimenti isometrici si possono utilizzare diversi approcci, si possono utilizzare solo lavori a corpo libero, che a me piacciono perché ti insegnano a modulare la leva, quindi il tuo cervello impara qualcosa, devi imparare a gestire un lato che fa una cosa, un altro lato che fa un'altra roba, ti aiutano a capire come muovere le articolazioni nello spazio, a collegare il lavoro del ginocchio, del bacino con tutto il resto, quindi è molto utile. Poi un altro approccio può essere quello di attaccarsi direttamente via con la loop band e con la planche divaricata e imparare direttamente quella, con il rischio però di diventare bravi a fare solo quello, di imparare a raggiungere un'isometria solo in un modo. E se un giorno ci dovessimo utilizzare una facilitazione che potrebbe voler dire per esempio scendere dalla verticale e noi non abbiamo mai imparato a fare una roba del genere perché siamo stati sempre vincolati a questo, non sapremo che cosa fare, magari ci impianteremo. Al di là di questo, oggi vi voglio parlare dell'utilizzo del loop band negli esercizi accessori. Quindi per esempio un esercizio accessorio che si potrebbe utilizzare nel contesto del front lever potrebbero essere i front lever pull up. Quindi per esempio quando un allievo arriva nella fascia intermedia o intermedia avanzata che cambia la struttura dell'allenamento e io considero magari l'utilizzo di lavori accessori, magari ci sono i front lever pull up, oppure nel contesto della planche ci possono essere i planche push up. Ora, dov'è il limite della loop band quando si eseguono i planche push up? Che noi dobbiamo calcolare che la loop band non raggiunga la sua massima elongazione prima di raggiungere la parte bassa del piegamento. Questo perché? Perché se la loop band si allunga al massimo di 30 cm, però noi stiamo utilizzando delle parallele basse, la loop band è attaccata in alto, e quando arriviamo alla fine di un planche push up la loop band smette di allungarsi. Cosa significa? O meglio, la loop band smette di allungarsi prima che noi raggiungiamo il punto più basso di un planche push up. Che cosa succede? Che noi dovremmo scendere ancora. Le spalle non sono vincolate alla loop band, ma i fianchi sì. E se la loop band non si allunga più, cosa succede? Che il corpo smette di scendere in questo modo, ma piuttosto le spalle continuano a scendere e il sedere è mantenuto in alto dal fatto che la loop band smette di allungarsi, perché non è che ha un allungamento infinito, va bene? Quindi il grosso problema che si pone quando si utilizza una loop band è che bisogna anche fare questo tipo di valutazioni, cioè la loop band è in grado di fornirmi assistenza durante tutto il range di movimento oppure può addirittura diventare un impedimento, perché fin tanto che sono in quella corsa di allungamento della loop band il problema non si pone. Nel momento in cui invece io devo ancora raggiungere la massima escursione del movimento e la loop band ha già finito di allungarsi, ecco che allora la loop band può addirittura variare quella che è la cinematica del movimento. E nel caso per esempio di un planche push up potrebbe succedere che la loop band mi tenga in alti i fianchi semplicemente perché è arrivato al massimo della tensione e i fianchi non possono più scendere, e allora a quel punto il movimento non sarà più questo, diventerà questo
A un certo punto la loop band sui fianchi smette di allungarsi, diventerà questo, e quando spingeremo su diventerà prima questo e poi questo, che è una cosa diversa rispetto a quello che succede nei planche push up. Lo stesso discorso si potrebbe fare per esempio sul front lever, cioè mi metto l'assistenza per fare il front lever pull up, però quello che succede è che la loop band smette di allungarsi prima che io vada a distendere completamente i gomiti. Quindi che cosa succede? Che il sedere viene mantenuto più in alto e solamente le spalle salgono. Allora di conseguenza nella prima parte del movimento le spalle devono salire per poi raggiungere il punto in cui la loop band può iniziare ad accorciarsi e quindi il corpo fa questo movimento. Quindi lo so che può sembrare una cosa scontata, però probabilmente se nessuno ci ha fatto un video o se nessuno ha fatto questo accorgimento è perché probabilmente così scontata non è, e quindi valeva la pena spenderci due parole e spiegarvi di come tanto siano utili questi tool per rendere l'allenamento e gli esercizi più accessibili, tanto vanno utilizzati con un po' di raziocinio per evitare che sfassino completamente quella che è la cinematica dell'esercizio. Ok, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.